Quando abbiamo tra mano qualcosa che abbiamo acquistato noi, questo solitamente non suscita dei grandi interrogativi. Lo abbiamo comprato noi, sappiamo da dove viene, qual è il suo valore, sappiamo addirittura che cosa serve. E la folla invece nel Vangelo di oggi si trova effettivamente con in mano qualcosa, un pane che è stato inaspettatamente moltiplicato per ciascuno di loro. E questo suscita dei grandi interrogativi. Chi è che ha fatto questo per noi? Perché lo ha fatto? Che cosa vorrà dire questo segno? Che cosa vorrà dirci con questo segno? Ci conviene ricevere questo dono o rifiutarlo, ignorarlo? Arriva un momento nella nostra esperienza di fede nel quale si rende necessario salpare dalla riva dei segni, fatti di forme di preghiera, di esperienze di pellegrinaggio, gli stessi sacramenti, per approdare alla spiaggia della sua presenza, quella del Signore risorto.